Ameria Radio presenta La mattina all'opera, buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane. La mattina all'opera, buongiorno con il celeberrimo Don Carlo del 16 giugno del 1956. Siamo di fronte a un'incisione che, nel bene o nel male, poi vedremo di cogliere cosa si intende nel bene e nel male, ha per certi versi considerato un certo tipo di linea di tendenza interpretativa. Per un fatto molto evidente. Sotto la bacchetta di voto al Maggio Musicale a Fiorentino vengono raccolti grandissimi artisti o che stavano facendo una carriera per certi versi fulminea e grandissima, qual è quella appunto di Anita Cerquetti, impiegata nel ruolo di Elisabetta, fondamentalmente una cantante poco più che debuttante, ma che già bruciava le tappe di una carriera purtroppo brevissima. Dall'altra parte abbiamo Ettore Bastianini che si stava dimostrando come uno dei più grandi posa di riferimento, anche perché per certi versi non dobbiamo dimenticarci, anche la sua era una carriera brevissima a livello temporale per quanto riguarda la carriera di baritono, sappiamo che c'era una precedente carriera di livello comunque di basso, ma sappiamo bene che anche come era successo per la Cerquetti in maniera forse ancora più evidente, la qualità straordinaria vocale di Bastianini e lo spessore interpretativo gli fece bruciare immediatamente le tappe. A fronte di questi due grandi artisti c'era poi una veterana del ruolo, temperamentosa, di livello veramente determinante, qual era Fedora Barbieri, accanto poi a un basso che pur giovanissimo, perché diciamo che gli anni sono poi all'incirca tutti quelli, ma giovanissimo, ma già una solida immagine di grande qualità vocale, che era appunto Siepi nel ruolo di Filippo II e per certi versi un cantante che grazie alla qualità scurissima della sua voce aveva per certi versi monopolizzato il ruolo del grande inquisitore, qual era Giulio Neri. Abbiamo quindi un grandissimo parterre de reine et de roi che evidentemente era impossibile in sede discografica per gli elementi, diciamo, differenti di scuderia. E quindi abbiamo la possibilità di avere una Fedora Barbieri insieme a una Cerquetti come un Bastianini insieme per certi versi con Giulio Neri che non militavano evidentemente nella stessa casa discografica. Accanto a costoro, sotto la bacchetta di voto, abbiamo la presenza di Angelo Loforese, che proprio allora incominciò una carriera ricca di grandi prospettive, che poi purtroppo non si verificò ad altissimo livello, ma rimase quella di un solido e validissimo professionista. Dicevamo quindi un cast veramente strabiliante, cioè soltanto a leggere la locandina ci rendiamo conto di essere di fronte a una qualità altissima, una qualità che per esempio era evidente, palesissima anche a chi partecipò a questa edizione. Io ricordo le due o tre interviste che Angelo Loforese mi concesse, una in particolare proprio legata a questo Don Carlo, in cui mi raccontava come andò a fare la sua audizione con il maestro Votto. È sempre stato un artista di grandissima umiltà, Angelo Loforese. E lui mi disse che aveva fatto appunto il meglio che poteva a livello vocale e che in maniera, a suo avviso, sbalorditiva, era stato proprio scelto dal maestro Votto per questo allestimento. E mi diceva che trovarsi accanto a nomi come la Cerquetti
la Barbieri e ancora Bastianini, Siepi, Neri, per un cantante che comunque aveva debuttato in chiave di baritono per poi diventare tenore e fondamentalmente ritrovare la sua fisionomia di tenore pochi anni prima, era comunque qualcosa di strabiliante. Avevamo parlato di validità, di bene e male per quanto attiene agli anni 50. E sicuramente nel bene e nel male, ma soprattutto nel bene, va evidenziata, c'è la figura di Antonino Votto. E innanzitutto, proprio per questo, mi voglio riallacciare alla testimonianza di Angelo Loforese. Antonino Votto ebbe il coraggio non solo di credere in un cantante quale era Angelo Loforese per la parte protagonistica dell'opera. Certo è che, come sappiamo tutti, la parte di Don Carlo è, se volete, quella meno esposta, benché canti moltissimo, perché non ha arie come hanno tutti gli altri personaggi. Però scelse fondamentalmente un cantante non con grandissimo nome, e questo è un primo straordinario merito. Il secondo merito è quello di essere riuscito a dare la possibilità ad ogni artista di esprimersi al meglio e soprattutto di non essere magari persolanissimo nel taglio interpretativo. Dobbiamo anche però dire ad onor del vero che le personalità enormi, strioniche, l'autorevolezza e il carisma scenico e vocale di questi solisti è veramente strabiliante. Ma nonostante questo, è sicuramente il protagonista di una direzione, di un'interpretazione sicuramente verdiana, più verdiana di tantissime altre coeve e magari anche più blasonate. Al merito quindi Votto di accompagnare con gusto e di saper trovare la modalità e l'approccio corretto per numerose scene. Uno dei grandi capolavori infatti di Votto, per esempio, è la canzone del velo, in cui una Barbieri, che per certi versi non è scorrevolissima nella parte delle agilità, ma assai autorevole per l'accento, riesce a dare, grazie appunto al taglio e al sostegno di Votto, un'ottima esecuzione. Ed ancora, per esempio, gli accompagnamenti delle grandi arie, a cominciare da Ella Giammai Mamò, oppure il lunghissimo introduzione profondamente sinfonica di Tu che le vanità, o della morbidezza flessuosa e malinconica che viene assicurata, per esempio, all'accompagnamento della morte di Posa. Quindi sicuramente grande livello, ma dall'altra parte quello di riuscire a dare una continuità narrativa e soprattutto evitare il rischio che era molto facile in opere del genere, cioè quella di creare un insieme di grandi arie legate una all'altra alla belle meglio. E i nomi straordinari di questi interpreti potevano effettivamente esporre a questo rischio. Abbiamo invece una narrazione drammaturgica di livello e di alta qualità. Per questo motivo abbiamo scelto tra le grandissime pagine soliste e i grandissimi duetti il quartetto del terzo atto, Soccorso alla regina, in cui si confrontano appunto la voce di Filippo II, quella di Posa, di Eboli e di Elisabetta. La parte di Elisabetta è forse quella tecnicamente più richiedente e la Cerquetti è una delle pochissime artiste che riescono a sostenere la linea di canto complessa, frastagliata e legata a richieste vocali e interpretative enormi, e in questa è veramente una Elisabetta d'antologia. La Barbieri ha la capacità di riuscire a piegare il furore in maestà,
ferita con un effetto veramente eccezionale. Bastianini riesce, nel momento in cui c'è la consapevolezza di dover avvicinarsi al sacrificio estremo, a mostrare con il possente accento, il velluto ricchissimo della sua voce, la morbidezza del vibrato e la ricchezza degli armonici, una maestà fiera e assoluta. E grandissima classe è quella di Siepi, che dimostra proprio, accanto alla figura di sovrano, quella di marito sofferente e di uomo fragile, in un connubio di grandezza e fragilità strabiliante. Questo merito è grande e tanto legato anche alla direzione di Watteau. Non a caso, anche nella critica sempre caustica in queste incisioni anni 50 di Celletti, la parte che maggiormente viene evidenziata proprio è quella di Watteau. Leggiamo cosa ci dice in Opera in disco. L'edizione che venne pubblicata dalla Cetra ha questa recensione. Ripresa dal vivo, Landini, in musica del dicembre dell'86, nota che Watteau è un direttore di gran mastiere ma privo di talento. L'oforese è un tenore dalla voce robusta che canta sempre forte perché è incapace di modulare. Sulla stessa strada procede Bastianini, baritono possente ma deludente nei passi patetici e incapace di delineare un Rodrigo Grand Seigneur. La Cerquetti è vocalmente pregevole, malgrado la durezza di qualche acuto. È un'Elisabetta misurata, controllata dalla voce monumentale e offre nel suo genere una bella interpretazione. Siepi, splendido vocalmente, sfoggia molte mezze voci, ma come interprete dà più risalto alla condizione di marito e di padre di Filippo II che quello di re. Poco deludente la Barbieri, privo di guizzi e vocalmente diseguale, Giulio Neri. Come vedete, Gualerzi, in questa recensione riportata da Celletti, come si diceva, è piuttosto caustico secondo le sue modalità. Oggi evidentemente dobbiamo rivedere come sotto la definizione di mestiere di Watteau ci sia invece una qualità molto più alta, non è semplicemente un mestierante, come abbiamo detto. Il fatto che sia l'Oforese che Bastianini creino un personaggio fondamentalmente a senso unico, giocato tutto sul forte, è assolutamente non condivisibile. Basti per esempio ascoltare il duetto iniziale e lui adesso l'Infante, in cui entrambi giocano molto sulla mezza voce. Evidentemente sono entrambe due voci teatrali e quindi rimane chiaro, ed è un discorso che è stato più volte fatto, che il piano è sempre un mezzo forte e il pianissimo è un piano, ma questo è il taglio tipico di quelle grandi voci che dovevano comunque anche gestire a pieno una sonorità densissima orchestrale. Sugli estremi acuti della Cerquetti, in qualche modo poco felici, non vedo assolutamente nessun tipo di riscontro. In questo si possa tranquillamente ascoltare a questo proposito sia l'esecuzione delle due grandi arie che anche il grande duetto con Don Carlo, tanto quello del primo atto quanto quello del quarto. Sul fatto che poi la bellissima voce, perché è innegabile che non lo sia, di Siepi si è legata esclusivamente alla descrizione di padre dolente e marito in qualche modo infelice, non lo vedo assolutamente come un limite.
Forse manca, ed è tutto da dimostrare, un certo tipo di magniloquenza autenticamente da sovrano assoluto e con alcuni accenti aulici che per certi versi aveva magari Christoph. Ma nella complessità il personaggio risulta di un'umanità soggiogante e quindi sicuramente di grande valore interpretativo. Sulla poca felicità dell'esecuzione di Giulio Neri come grande inquisitore, non mi sento di dire nulla. Giulio Neri viveva di una vocalità possentemente scura, nera, densa e di per sé immediatamente evocante, proprio per questa natura, i caratteri legati a figure ieratiche sacerdotali. Il suo inquisitore, anche perché è circoscritto fondamentalmente nella parte, ha una staticità terribile ieratica, è nell'esecuzione di Giulio Neri una delle più grandi interpretazioni che la storia del Cantoverdiano possa annoverare. Per questo quindi non mi posso ritrovare d'accordo. A fronte di tutto questo è importante anche conoscere la tendenza della critica. Era una critica, come dicevamo, della metà degli anni Ottanta e oggi invece questa incisione è profondamente riabilitata e considerata veramente come una delle migliori. Pertanto il mio consiglio è quello di ascoltare la grande pagina appunto del quartetto del terzo atto in questa edizione di un giugno ormai molto molto lontano, con quattro eccezionali interpreti che sono Ettore Bastianini quale appunto figura del Marchese di Posa, Cesare Siepi quale Filippo II, Fedora Barbieri quale Eboli e Anita Cerquetti quale Elisabetta. I complessi sono quelli del Maggio Musicale e la direzione è di Antonino Votto. Quindi, Soccorso alla Regina, grandissima pagina, quindi più che mai buon ascolto e buona giornata a tutti. Thank you.
Ameria Radio ha presentato La mattina all'opera. Buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane.